Olimpico, tanto per cambiare quella di Eduardo Nacera. La transizione per Dallas, gran pari, arriva un tiro che non vede neanche il ferro. Questa volta è Nash che corre e apre per Finley, che con i devono collocarlo da qualche parte, è su Griffin in questa azione. Arriva lo scarico per un tiro. So per certo che Mobley e Francis hanno cominciato a passargli la palla come Dio comanda, e allora le statistiche vanno veramente interessanti. Adesso gli passano la palla a centro area contro Sean Brown. E tra l'altro comunque una presenza in area che impedisce a Nash di arrivare. 8012, da come è penetrato si vedeva che voleva arrivare fino in fondo. Finley con gli ultimi 45 secondi per il primo tempo. Finley con l'uomo. Comunque questa era 1-3-1 ancora una volta dopo il primo passaggio. Finley prende il tiro lunato e Rockets non si schiodano da quota 51, ancora Nowitzki costretto a riaprire per Finley che ha buon tiro. Los Angeles Lakers adesso tripla che rappresenta ossigeno puro per i suoi Houston Rockets, eccolo qua. Stasera è che ha lasciato il ruolo di prima ballerina a Yao Ming, viare sempre più di lui vuol dire che un piccolo poi lo va a prendere. Nell'NBA c'è una statistica. Non abbiamo non andiamo per male, minute, nonostante male. Nonostante tutte le tue indagini ancora non siamo arrivati ad una conclusione. Tanti con ribalto esce Nacera, oh, che si permette anche delle sorte tipo Dipsy 2 in contropiede. E a proposito dei tempi di rilascio davanti off, qua intanto Mark Cuban dice che nell'intervallo, perché lui è sul perimetro, che sono arrivati copiosamente gli aggiustamenti, ovviamente sono una copia sul ferro. Dallas Mavs arrivano a 12 vittorie.